9 appuntamenti ogni venerdì a partire dal 18 giugno e poi gran finale all'alba del 14 agosto con un concerto d'archi e pianoforte. Appia in Tabula è il titolo della rassegna di spettacoli che avranno come splendido palcoscenico naturale il parco archeologico di Muro Tenente tra Mesagni e Latiano, un cartellone che accoglierà la musica in tutte le sue declinazioni, da quella alternativa di Marco Parente al rock psichedelico, al jazz, sino al quintetto Parvanè che chiuderà la rassegna all'alba. Ci saranno poi momenti di teatro con Eneide di Giuseppe Ciciriello e Pietro Santoro, la performance poetico-musicale di Ananke Euterpe e molto molto altro. La rassegna è stata presentata nel Parco dei Messapi di Muro Tenente. A illustrare il cartellone il direttore artistico di Appia in Tabula, Amerigo Verardi. Come direttore artistico di Appia in Tabula ho pensato che gli eventi dovessero unirsi magicamente in questo ambiente meraviglioso di Muro Tenente, e quindi anche la scelta degli spettacoli è stata diciamo trasversale attraverso le arti, con la musica rock, musica jazz, musica classica, teatro, poesia, e quindi questo per garantire uno sposalizio perfetto fra l'ambiente e quelle che sono tutte le arti. Il cartellone musicale farà da cornice alla riapertura di Muro Tenente in un esperimento di parco archeologico multifunzionale nel quale saranno effettuate campagne di scavo aperte al pubblico e sarà avviata una piccola produzione agricola nel rispetto del codice dei beni culturali e della biodiversità del suolo. Il coordinatore del parco, Cristian Napolitano. Il progetto Appia in Tabula è già praticamente cominciato, il parco archeologico è aperto tutti i giorni fino a metà agosto, ma entrerà nel vivo a partire dal 14 giugno. Lunedì 14 giugno cominciamo lo scavo archeologico, prenderà avvio lo scavo archeologico concesso dalla soprintendenza ABAP di Lecce, diretto dal professor Burgers della Libera Università di Amsterdam. Contemporaneamente ci sarà anche la sperimentazione di un orto che appunto cercheremo di inquadrare nell'ambito di un progetto pilota per attivare processi di gestione multifunzionale di questo parco archeologico.